E coi coperchi dei barattoli costruiremo un sonaglio differente. Guardate un po'. Per cominciare, fate il contorno di ogni barattolo con la penna e ritagliate i cerchi di carta che vengono fuori. Ecco, vedete? Avevo tre tappi, ho ritagliato tre cerchi. E li ho colorati in questo modo un po' strano. Oggi avevo voglia di fare tanti cerchi colorati uno dentro l'altro. Ora prendete un bastoncino delle spiedine a cui avrete tolto la punta e del filo e ritagliate tre pezzi di filo lunghi uguali. Così vedete? E poi dovrete legarli al bastoncino o fissarli con lo scotch. Poi dovete fissare ogni filo a un tappo con un pezzettino di scotch e quando li avrete fissati, incollare i vostri cerchi di carta sopra i tappi, così con un po' di colla stick o con quello che avete. Vedete? Ecco fatto. Come ultima cosa, dovrete mettere un pezzettino di corda partendo dalla metà del bastoncino, in modo da poter appendere i vostri sonagli. Mi raccomando, metteteli in un posto dove gira un po' d'aria. Ecco i nostri sonagli. Sembrano un po' i campanacci delle mucche. E questo è fatto con i tappi più piccoli. Avete visto, bimbi? Ciao, buon lavoro!